Questo era un aspio, eh. È qui in giro che caccia, cazzarola. Eccolo qua. È buona la terza. Aspio. Tira piano, tira tranquillo, non fa fughe, però va bene così. E vedi lo 0,20 che aiuta. No, me la sto godendo. Primo aspio dell'anno, eh. Ok. Si è slamato nel guadino. Vedi che avevo mezza intenzione di non guadinarlo, però vedi che ho fatto bene. La vocina, ascolta sempre la vocina. Zorro 4 centimetri 8 grammi, che si muove in maniera pazzesca e si lancia in maniera pazzesca. Guardate un po', guardate che bel nuoto. Non è mica colpa tua, quando uno torna così non puoi resistere. Fatti vedere un po'. Sono proprio belli come pesci, però, cioè, vuoi dirgli qualcosa? Ma che belli! Se ci piace il cavello non fanno più certi aspetti. Ma che belli! Che forme dà la velocità! Ciao, bellissimo! Vai, torna a cacciare! Ecco! C'è!
l'acqua è ancora alta, c'è una moderata attività, ma fino adesso non ero riuscito a stuzzicare un pesce. Ho insistito lungo sponda col cobra dagli occhi verdi, piccolo, piccolo, tremendamente piccolo, ma super efficace. Questo è il terzo posto che facciamo, io e Mauro. Mauro è là. Mauro ne ha preso uno subito all'inizio. Bello ciccio, abbiamo camminato un po', lasciato il guadino in macchina, ma qui non ci sono grossi problemi. È che non voglio muovermi troppo per non disturbare. Sono pesci comunque da 3 kg e oltre. Fai fatica anche a prenderli. Fai fatica a tirare. Dai, buono. Non vuole stare buono. Ok, cobra, dopo ve lo faccio vedere. Cobra dagli occhi verdi, ci guardi, visto che affondamento che ha, è un sasso. Adesso vi faccio vedere il pesce, poi vi parlo ancora del cobra, che non è alle prime catture. Guardate che bello, eh? Se non è un gran pesce questo, bello, 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 vai. Prima o poi ve lo facciamo il gioco del peso con un aspio, mi dimentico sempre di prendere la bilancia, vai. Ciao, bellissimo. La canna è l'inseparabile, che da 2,70 adesso è diventata una 2,85-2,90, non l'ho neanche misurata. Il mulinello è un Mitchell Prestige 40, vecchio, ma ha un'imbobinatura perfetta e un recupero veloce. E questo è il cobra, 5 cm, 7-8 grammi, non l'ho neanche pesato, comunque vedete l'affondamento che ha, è un sasso. Eppure sta su, che è un piacere. Ciao ragazzi.